Dai, che mi fanno male le ginocchia. Ciao Bruna, oggi mamma Dognetta ci presenta una nuova ricetta, la pizza di formaggio pasquale. Di Pasqua. Cioè, di Pasqua, pasquale uguale, o pasquale, sempre lì stiamo. Ma che cambia rispetto a quella che hai fatto l'altra volta? Cambia che questa è una pizza arda, di sopra voglio dire, ecco. Un'altra qualità. Allora, gli ingredienti li abbiamo descritti già sulla descrizione del post, con accuratezza, ci avevamo scritto tutto. Quindi, quello che ci serve sta scritto tutto lì. Dai, tu che fai? Spiega però, io mi sposto, Rompo l'ovi, ecco, che li devo dire, Gianni. Certo, rompi l'ovi, quello non ci sta da spiegare niente. L'ova. Rompi l'ova. Rompili piano che si rompono, se no. Non batti la risatella che non mi piace. Va bene, dai, stiamo seri, su. Aspetta, che mi metto di qua che non si vede bene, aspetta. Tanta voglia, sono 10, anzi ce ne metto 11. A 10 uova, Certo. Mi tocca fare come i fornelli de cosa lì a mezzogiorno, come si chiama? Donella. Antonella Clerici. Se ci vuole che ti metto una telecamera sopra lì, come Antonella. Ma certo, no? Io devo far vedere tutto quello che faccio io. Ma certo, mica in segreto. Dai. Dai. Mi butta per terra. No, sposto il microfono, aspetta. Sì, non ti preoccupare, tutto sotto controllo. Devo fare riprese fatte bene, no? Che famo così al caso? Questa è l'ova di Dognetta. So. Ah, perché? Una meraviglia, Noi non ce l'ho trovato in giro, no? Guarda che dopo te voglio te li chiedono, eh. Oh, ma il tuo nel senso che fai tu, ne faranno le galline, no? E fuori galline. E fuori galline, ma le galline tengo io. Sto periodo le fanno l'ova di galline? Certo, mi scoglio 7-8 giorni. Ah, beh. Beh, ci senti? Allora, mettiamo il sale. Quanto sale? Non è che io ho messo un pizzichino, ogni uovo un pizzico di sale. Un pizzichino per ogni uovo? Sì, ecco, questo le amo. Mamma Dognetta, sei una grande. Donna. Ambarate, Che? Non siete le poltrone, sta sedere sul divano. Pigre, non state a fare pigre. Datemi da fare. Imbarate! Sì. La classe! Se non guardi, mica se non conosce, no, Che significa? Che significa che sono quelle tue originali? Significa che sono fresche. Perché quelle che compri al supermercato se rompono subito. Subito? Prima di rompere, ha già salute. Basta che gli guardi se rompono. Ti saluto. Scusa, noi non stavamo a fare noia, cioè dovevamo stare concentrati qui, Giusto? Non ci distraete. No, il telefono no, dammi qua, ci penso io. Spegni, non rispondi. Ah, e dai, un attimo. Dai, no, adesso no, dai. Dammelo a me. Ecco. Mi è cascato per terra, aspetta. Pronto? Mi hai fatto smorzare. Pronto. Sei smorzato? Sta spento. Chiamala. Dopo ti chiama, dai. Daria, ma se stai in diretta mi chiami a fare. Guarda la diretta, no? Fa brava, no? Annaggia, Vuoi dire a Cristina, Sì, tu. Non sta a fare noia. Non fa la spia. Adesso lo strutto se mi chiama. Quanto strutto? Spiega. Due cucchiai. Spiega bene, mi raccomando. Come devo dire? Che tipo di strutto? Ho strutto una qualità e basta. Vabbè. Basta, sta concentrato. Sì. Ma già a me.
ha molta energia, mamma Donietta, ma che se ma c'è una grinta su quelle braccia, mica gli reggi. Se io adesso provo a fermargliele, so come. Sta zitto, tocca far bene. Dai, sto zitto. Ma faccio troppo vento. Preferisci che te suona un po' di musica o senza musica? No, no, zitto. Zitto. Un lievito. Zitto un po', zitto un po'. Che pigliamo? Lievito. Il lievito l'hai messo fetto, fa vedere com'è, fa vedere. Ho messo dentro un tantino di latte per farlo venire liquido. Oh, parla bene in italiano, eh? Come se non capiscono, meglio. Lo strutto è di maiale? Andrà di maiale se fa quello, È solo di maiale, dice, non se vedete no, se tutto umano no. Strutto di maiale! De porco! De porco! Quello che fa? De porcellino! Dai che mi si fa male, ma quanto c'è da fare qui ancora? Ma oh già, ma perché se lo metti fermo non ti vedo uguale? Si vede meglio dall'alto così, no? Allora già, c'è olio. Non ci sono metto formaggio, con la farina voglia maneggiare. Poi ti guardano anche dall'America, Ci abbiamo messo tutto qui, sì. Io mi sono messo. Non devi scordarsi niente, Tu mi stai a distrarre, mi scordo sì. Sta concentrata, zitta. Che c'è che è lì? Questo è formaggio pecorino, un etto. Basta un etto, No, no, dopo un etto di reggiano. Questo non ce l'avevamo scritto lì, Come no? Ce l'hanno scritto? Certo, io l'ho scritto tutto. Beh, comunque, due etti di formaggio, ma ce lo mettiamo come gli pare, Tu ce ne metti un etto adesso o un etto dopo? Tutto, ecco, mo ce lo metto quest'altro, ma legge pure tu un etto. Cazzo quanto qui? Hai detto una parolaccia? Niente. Ormai t'hanno sentito tutti. Tutta roba che si dava, figli mia. Guarda, se ci sta il vescovo, lo scomunica. Non guarda adesso. Dai, c'è una lingua biforcuta tu. Dai, mescola. Un altro etto di formaggio. Parmigiano. Parmigiano. Reggiano, quello buono, lo meglio. Perché che ti vuoi di parmigiano reggiano? Reggiano. È meglio. Quello migliore. Certo. E come lo riconosci? Lo sa come lo conosco, ci sta la marca, no? C'è sta scritto. Parla un po' più forte però, Io devo sta zitta. Sta zitta, no. Allora sta zitta forte. Ti do uno schiaffone. C'è una della cucchiaretta, Avvio fuori. Gli dai con quella, Guarda un po' che classe. Ma te stracchi, ma sta stucigliare, anch'io mi stracca a maneggiare, Beh, ma ci avrei più poco così, no? La farina, come facciamo? Arrecchia? Quanta farina? Abbiamo detto, no? 700 grammi. 700 grammi di farina? 7 etti. 7 etti? 7 etti, 700 grammi, stiamo sempre lì. Pizza di Pasqua! Stendete una mano per mangiarla, che non ce la trovate bene, in questo modo. Perché no? Perché no? Perché tu usi le uova... Tutta roba più meglio questa, non già. Più meglio non si dice. Beh... Di prima scelta. Migliore, migliore. Oh! Te do uno schiaffone. Non sta a riprendere, Sbrigati che mi fa male il braccio. E beh, scusate. L'appoggio qui, va? Ecco, tanto metà farina voglio di non giovare, mica. Le farlo vedere. Guarda, ti metto qui, mi sposto. Ah! Spiega però, parla, Ma sì, parla tu. Ma io mi faccio una sonata. Una volta ho fatto a Graziella la pizza di formaggio, io quasi finito giù. Entro io ho messo il formaggio
E allora? Ho visto dopo. Eri distratta? Ah, se sai che piove. Trasferimo di là. Ma su da là. Su di? Vabbè, mi sono già pensato di levarmi un corpo. E beh, dopo ti fai una doccia, te frega. Via, 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 via. Mo ci piazziamo qui. E qui si rimane, giusto? Ci vedevo bene qui? Che hai fatto? Un sole su luce. Ah, chiudo quella luce. No, lascia sta, lascia. Vabbè, anche perché dà fastidio, chiudo, aspetta.
Oh. Va bene? Quindi a spiega, ma che fai? Vuoi che uno senza che spiego? Da dove che fate? No, questa guarda. Mi pare. Ti do fastidio se sono? No, no. Ecco, io quasi finito, eh. Però bene. Dopo io dici quello che è. Allora, lievitazione un'ora e mezza. Un'ora e mezza. Cottura? Cottura mezz'ora. A quanti gradi? 200. Dipende da un forno perché non sono tutto uguale. Cottura mezz'ora a 200 gradi dipende dal forno perché non sono tutti uguali. Ecco. Oh. Certo che deve essere pronto il forno. Quando la mettono a cuocere. Quando la mettono a cuocere. E per evitarla serve del poco, non deve essere tiepido poco poco. Il forno deve essere appena appena tiepido quando la mettete a lievitare dentro al forno, va bene? Se no gli si cuoce, gli si lievita. Che scrivete? Temperatura a 200 gradi, capiscono, eh? Che altro gli dobbiamo dire? Niente. L'assaggio lo faccio io. Vieni a salutare, dai. Sì, come posso fare? Aspettate lì. Non è da. Che sta. Hai acceso la ventola? Certo. Gli hai dato gas? A notte c'è lui, eh? Deve vedere.
Per vedere la luce, certo, mica acceso il forno. Solo per far partire la lampadina, giusto? Se non hai visto da capo come è impastato, tanto la memorizzo. Là. Vieni qua che ti salutiamo, vieni qua. Pizza Pasquale al formaggio. Va bene? Umbra, ricetta locale Umbra, pizza Pasquale al formaggio. Ha detto che viene così, Arda, vero? Viene 15 centimetri. 15 centimetri? Dipende da un cliente com'è. 15 centimetri sono uguali per tutti. Vieni qua, vieni di qua, di qua. Salutiamo, dai. Adesso ho fatto tutto, no Gesù? Sì, sì. Che non mi sono sbagliata, nonno. Ecco, allora, salutiamo. Se batti un po' la fiacca però, vorrebbe far fatelio, Ti vedo un po' affaticata. Dai, saluto. Non da appoggiare che mi butticano. Sì. Ciao. Andate a fare la pizza, su, se la volete mangiare. Buona Pasqua, gli dimmo che dici? No, gli abbiamo detto prima, un'altra volta. Buona Pasqua, gli Dopo è troppo buona. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua. E buon pranzo. E buona Pasquetta. Dice un papa. Buongiorno e buon pranzo. Ah no, arrivederci e buon pranzo. Ci vuole che ti metta la telecamera sopra, è così però, Come Antonella Clerici, Dai, avevamo detto tutto, qui no, che quando è cotta gliela faccio. A voglia, se devi lividarmi. Però entro stasera la voce. Ma quando beh domani? Certo, Gesù. Stasera assaggio, no? Ma come no? Non mi assaggiare? No, quella se mangia un giorno di Pasqua, prima no. Va bene. Però me puoi far vedere. Certo. Oh. Va bene, ciao e buon pomeriggio. Mamma mia, mette paura sto coltello, fallo un po' di qua. Oh. Dai, dai. E coltello ci dai la pasta, su. Mamma mia! Ciao, Dai. Ripulisci? Mi venisse bene piuttosto. Ma come ti viene bene? Mica sempre che i faccendi vengono bene. Se hai fatto tutto come dovevi fare, perché non devi venire bene? No, guarda mamma mia, povera figlia mia. Sta settimana di santa tutti i giorni a fai pizze. Una volta per parte, mamma. Oh. E una volta io dovessi fare perché non erano venute bene. Non ne facevi di ciò come me, 30, 40. E per tante persone? Questo per noi. No, no, nonna tua. Mamma, no. Mamma tua, la faceva per tante persone? Per il caso, eravamo 7. 50 di formaggio e 50 torce, ma che pizze. Andre però questo coltello mi impressiona in voi. Levatela. Leva sta. La luce ne io. Ciao, fammi fare due saluti là che non vedo i commenti, non riesco a leggere. Marilina, rollo, ma dai, sono tante, sono 430 persone, come faccio a salutare tutti? Dai. Vieni come un panetto di pane? Vieni come un panetto di pane? È un po' più grosso di un panetto, Un po' più grosso. Ma te la famo vedere stasera? Bene, la facciamo vedere, se no no. No, gliela famo vedere comunque, come viene, viene. Ma certo, non mi dicendo niente, non mi dico niente, certo. Succede già. Molti anni fa. Per l'azienda. Mamma, quando mi fa, ne una vicino, ma sapevo mettere le mani. La facevi più per quelle altre, la facevi? Ma non mi venite bene gli altri che fa. Doppia. Ciao, Da casa Mariani è tutto. Andate a fare faccende, andate a fare pizza. Passo e chiudo. Ciao, ci vediamo stasera alla live mia, ore 20:30. Ci devi a fare un saluto stasera alle 8:30 quando sono? Non so, non c'ho voglia. Non c'ho voglia, ci devi pensare, ma con figo io, qua, ci vedi, ci vedi. Ciao. Non fai sta e tanto è che gli fanno troppo. Va bene, però non va bene. Arrivederci, stasera.